Allora, buongiorno a tutti. Proseguono le nostre presentazioni video in tempi di coronavirus, anche se piano piano pare che le cose si stiano sistemando e un po' di aperture si sono susseguite. Oggi sono particolarmente contento di poter presentare un'operazione complessa e completa che non è solo di carattere editoriale, perché riunisce un autore e un istituto. L'autore è Giancarlo Mele, il romanzo storico di cui si parla è Il Guardiano della Soglia, l'istituto che collabora e partecipa a questa avventura è l'Istituto di Istruzione Superiore Pandini Piazza. Abbiamo come ospiti infatti l'autore, la dirigente scolastica dell'istituto e la professoressa Paola Blesio. Io a questo punto lascio la parola al colpevole numero uno, che è Giancarlo, il quale comincerà a parlarci di questa esperienza e di tutte le cose che ad essa sono collegate. E sarà davvero una sorpresa per tutti. Prego, Giancarlo. Grazie Maurizio, io volevo ringraziarti perché tu segui da sempre le nostre iniziative, le mie in particolare, quindi sai che io sono un autore sostanzialmente specializzato sul Medioevo, quindi arrivo a questa esperienza da una serie di pubblicazioni, l'ultima delle quali è Il Rapace, cioè un testo, un romanzo storico ambientato nel 400. All'epoca di Galeazzo Maria Sforza e che avrà presto, lo anticipo, un seguito con Il Tocco dell'Ermellino ambientato all'epoca di Ludovico il Moro e Leonardo da Vinci. Questo mio interesse sul Medioevo è un interesse, come tu sai, a tutto tondo, nel senso che segue non soltanto il periodo 400 Rinascimento, ma anche, diciamo, il basso Medioevo. Quindi mi sono interessato molto alla figura di Ezzelino da Romano. E la mia curiosità si è spinta a indagare su quelle che fossero le motivazioni storiche di molte leggende popolari che caratterizzano segnatamente la zona, il territorio di Milano e dell'indotto, Martesana, Gerardada, Lodigiano, Bergamasca. Quindi è questo il mio territorio di riferimento e sono andato a rivisitare la leggenda del drago Tarantasio, leggenda che a me stimolava sotto parecchi aspetti perché in qualche modo è presente in vari periodi storici del Medioevo e addirittura ha degli agganci nel periodo romano e preromano, mi riferisco al periodo celtico. È nata così l'idea di realizzare un romanzo che si chiama appunto Il Guardiano della Soglia, in cui il drago Tarantasio, che è il mitico abitante di questo storico Lago Gerundo, perché il Lago Gerundo è una realtà, un invaso, un bacino idrico che per parecchi secoli ha caratterizzato la bassa Lombarda, e il drago Tarantasio è un po' il protagonista di questa vicenda perché va a collegare il periodo addirittura celtico in cui, secondo i testi di Livio, arrivarono le tribù celtiche che fondarono il Medelan, quindi il centro storico e religioso della comunità celtica dove c'è attualmente Milano, e poi successivamente tutta la fase di colonizzazione romana dell'Insubria, il Medioevo, e quindi è una sorta di saga questa, in cui vengono trattati tre periodi storici differenti, tutti aventi come ambiente unico il Lodigiano e il Milanese. A questo punto io mi ero posto il punto di andare a sentire l'opinione dei lettori, di non fare un'operazione che calava dall'alto, quindi un testo che in qualche modo fosse fruibile da un lettore a pubblicazione già avvenuta, ma un testo che coinvolgesse il lettore. Per me la cultura è comunicazione, che ne recepisse i desideri, le istanze, perché no, le osservazioni. E quindi ho conferito l'anteprima del mio romanzo in un'operazione di crowdfunding, quindi un'operazione che consentisse di creare una community intorno al testo, una community attiva,
una community che partecipasse alla rielaborazione, all'elaborazione del romanzo, aggiungendo valore, quindi aggiungendo componenti iconografiche, aggiungendo componenti storiche, ricerca, personaggi e quant'altro. Così è nato il rapporto con il liceo, scusatemi, il liceo Piazza di Lodi. Apro una parentesi, nel momento in cui io ho iniziato questa collaborazione non potevo certo immaginare quello che sarebbe successo a Lodi di lì a poco, quindi con la esplosione della pandemia che ha fornito e ha formato una caratteristica del lavoro che abbiamo svolto, e ho trovato nella professoressa Verdi e nella professoressa Blasio due appassionate del periodo del Tarantasio e dell'Odigiano in particolare. Quindi abbiamo conferito il testo, il semilavorato, l'anteprima del romanzo in un PON. Adesso la professoressa Verdi ci spiegherà cosa si intende per PON, quindi un vero e proprio laboratorio costituito da docenti e da discenti del liceo, a cui abbiamo detto: sbizzarrite la vostra fantasia, tirate fuori dalla lettura di questo romanzo tutto quello, ripeto, tutto quello che la vostra interpretazione artistica può tirar fuori. Chiaro che lavorando con un liceo artistico, il primo output è stato quello di carattere scenografico e grafico, e qui la professoressa Blasio, che è docente di discipline pittoriche, ha fornito un contributo fondamentale, ma il nostro obiettivo è quello di andare oltre, è quello di realizzare delle scenografie per una riduzione teatrale di tutto o parte del romanzo ai fini di un intrattenimento teatrale o una messa in scena dello stesso, che abbiamo ottenuto proprio di recente di collocare al prossimo Book City, che come sai ha una sezione dedicata alla scuola. Io vorrei introdurre la professoressa Verdi per spiegarci un po' quello che si intende per PON, che è un termine, lo confesso, inizialmente per me oscuro, ma che è stato uno strumento importante in questa nostra avventura. Professoressa Verdi, buongiorno. Buongiorno a tutti, ecco, proseguo sulla scia delle indicazioni del signor Mele, e quindi specifico prima di tutto la caratteristica di questo liceo. Si tratta di un liceo artistico statale, Callisto Piazza, che presenta cinque indirizzi diversi. Il primo è quello di figurativo, poi abbiamo architettura ambiente, design, arredo del legno, e poi l'indirizzo di grafica e l'indirizzo di scenografia. Ho fatto questa precisazione proprio perché l'intervento precedente evidenziava le diverse componenti del vostro laboratorio, quindi dalla componente proprio grafica, alla componente pittorica, alla componente linguistica importante, fino alla componente scenografica. E quando una scuola impegna tante risorse in un progetto, deve farlo in un'ottica di inclusività. Tutti devono poter partecipare, tutte e tutti gli studenti devono poter dare il loro apporto, e soprattutto possono trarre vantaggi dall'intervento. E quindi il carattere fortemente inclusivo, proprio perché è diversificato nelle sue manifestazioni, del vostro modulo, del vostro progetto, del nostro progetto, è un carattere che dà adesso un grande valore aggiunto. Come dirigente scolastica io faccio sempre questa precisazione, e ciò mi conforta anche la professoressa Blasio, che ha verificato davvero l'efficacia della metodologia che voi avete utilizzato per quanto riguarda il coinvolgimento di studentesse e di studenti magari con bisogni educativi speciali, che hanno dato veramente il meglio. Quindi quando un progetto permette a tutti e a tutte di dare il meglio, vuol dire che è un buon progetto. Ecco, questa premessa è fondamentale per tutti i lavori che vengono fatti a scuola, i laboratori che vengono fatti, insomma, nella scuola pubblica. Dunque, per quanto riguarda invece i PON sono i fondi europei, i fondi che ogni Stato che appartiene alla Comunità Europea
può utilizzare per dare origine a progetti che raggiungano determinati obiettivi. Allora, ci sono due tipi di fondi PON. Allora, i primi sono fondi PON FSE proprio per realizzare progetti didattici, e poi invece ci sono i fondi PON PESR, che sono quelli che danno contributi all'acquisto di strumenti, di strumentazione, di laboratori, eccetera. Il PON che ci ha permesso di realizzare o iniziare a realizzare, diciamo, questo progetto, che purtroppo per il momento è stato interrotto a causa appunto della pandemia, che però sicuramente riprenderà, è un PON, si chiama PON Patrimonio, e ha come obiettivo proprio la creazione di laboratori che finalizzati a sensibilizzare l'utenza, gli studenti e anche i docenti, le studentesse e anche le docenti, nei confronti del patrimonio culturale. Abbiamo un finanziamento, e questo finanziamento viene utilizzato proprio per sostanziare sia gli esperti, sia i materiali, sia l'acquisto dei materiali, sia appunto la partecipazione di esperti, e si deve realizzare entro un determinato periodo. Quindi i PON funzionano in questo modo. Preciso ancora che questo PON patrimonio è formato da 21 sottomoduli o moduli, ognuno dei quali verte su determinati argomenti, sempre legati però alla tutela del patrimonio storico, del patrimonio culturale del territorio. Ecco, in questo caso la figura del drago Tarantasio è una figura per noi importantissima. Abbiamo già fatto altri laboratori proprio con enti esterni su questo drago Tarantasio, perché trattasi, no, di un personaggio mitologico che però permette davvero la comprensione di quelle che sono le radici, le caratteristiche anche socio-economiche del proprio territorio, perché Tarantasio rappresenta il gas naturale, giusto, che è presente nel territorio lunigiano. Ecco, e quindi è davvero polisemantico, è davvero utilissimo per realizzare diversi percorsi. Poi l'ultima cosa, l'ultimo aspetto che è di fondamentale importanza, è proprio il lavoro che avete fatto, che ha fatto l'esperto Mele insieme alla professoressa Blesio. Non si tratta di un lavoro generico, un lavoro anonimo, ma le studentesse e gli studenti sono stati condotti a riflettere sul particolare, sullo speciale, su quello che costituisce la loro storia. E soltanto in questo modo, cioè soltanto con studenti e studenti capaci di capire la singolarità del tratto, la specificità o della parola appunto o dell'evento, possiamo dare origine a persone che siano persone formate a tutto tondo e che non si perdano nella genericità che purtroppo insomma impera oggi. Ecco, quindi questa attenzione a ciò che è piccolo, a ciò che è particolare, a ciò che è specifico e proprio prima del territorio, poi di chi abita quel territorio, eccetera. Ecco, secondo me si tratta di qualcosa davvero di grande valore. Bene, la ringrazio professoressa. Lei ha posto l'accento su due componenti chiave, secondo me, del lavoro che abbiamo svolto. Uno è la contestualizzazione. All'interno del nostro lavoro, che è stato quello, come dicevo, di partire da una valorizzazione del territorio lodigiano per illustrarlo in vari periodi storici, no? Quindi quello celtico, quello romano e quello della metà del 300, caratterizzato dai Torriani da una parte a Milano e dal Zelino da Romano nella parte della Marca Trevigiana. In tutti questi periodi evidentemente c'è stato uno sforzo di contestualizzazione, quindi abbiamo chiesto agli studenti che erano richiesti di stendere e di predisporre queste immagini di fare delle ricerche, per saper quindi illustrare adeguatamente come vestisse un guerriero, dico per dire, all'epoca celtica, come vestisse un signore alla metà del 300, eccetera, eccetera, come vedremo questi personaggi nel loro contesto. A me piacerebbe molto sentire dalla professoressa Blesio
una sua breve risposta su come sia stato recepito questo nuovo modo di intendere la storia locale dagli studenti che lei segue. Professoressa Blesio, ci segue? Sì, sì, certo. Allora, questo progetto, come diceva la preside Daniel Verdi, è un progetto che noi abbiamo sviluppato già da 2 anni in vari laboratori, coinvolgendo esperti molto importanti, sia nel campo del disegno, sia nel campo della cultura. Ora ovviamente non li sto a citare perché voglio riferirmi al progetto di quest'anno. Il progetto di quest'anno è stato un progetto molto importante proprio perché lega sia il discorso culturale sia il discorso artistico, e questo per me è fondamentale perché nel mio lavoro di discipline pittoriche io svolgo un'azione di tipo culturale, non mi limito soltanto a fare copiare perché non ritengo la cosa giusta. Quindi in questo laboratorio noi abbiamo avuto l'occasione innanzitutto con Giancarlo Miele di sviluppare la parte culturale e anche di reading, che ovviamente è stata interrotta in quanto abbiamo fatto soltanto una lezione di presentazione e una prima lezione di PON, ma che sicuramente speriamo di riprendere a settembre. E abbiamo sviluppato nel periodo febbraio a maggio in modalità DAD sia il discorso della rilettura del libro e quindi anche di scrittura creativa, sia la parte legata ai disegni. E in questa ultima fase abbiamo sviluppato diverse tecniche artistiche, dal disegno a mano libera al disegno a matita colorata o eventualmente anche al discorso dell'acquarello. Ho contribuito io con alcuni lavori e abbiamo dato la possibilità anche alle classi, nella mia ora di laboratorio artistico, di partecipare all'iniziativa, in quanto io già svolgevo questo tipo di lavoro con le classi prime e con le classi seconde. In particolare ho lavorato con le classi prime sul tema degli animali e in quest'ultima fase ho introdotto appunto il discorso del drago tarantasio, che è fondamentale. Quindi direi di avere concluso. Bene, quindi io prendo spunto da quello che ha detto la professoressa Blesio per dire al lettore del Guardiano della Soglia, quindi che cosa si troverà a fruire il lettore di questo libro. Quindi da una parte evidentemente un contenuto storico e anche fantasy, se vogliamo, perché il drago tarantasio, chi leggerà il romanzo lo saprà, è sicuramente un personaggio mitologico, ma ha dei chiari addentellati anche con la storia effettiva. La professoressa Verdi faceva cenno alla presenza di bacini metaniferi nella zona dell'Odigiano che possono spiegare le zaffate di fuoco che il popolo dell'epoca riconduceva alla presenza del drago. Quindi sicuramente fruirà di un prodotto storico, ma soprattutto, in aggiunta a questo, avrà l'opportunità di vedere come una platea qualificata, quale quella degli studenti del liceo artistico Piazza, ha interpretato i personaggi, la trama. Noi avremo una ricca iconografia nel romanzo fatta completamente dagli studenti e dai docenti del liceo Piazza, che illustrerà attraverso le varie tecniche pittoriche e artistiche menzionate dalla professoressa, illustrerà l'intero romanzo. Quindi la versione definitiva, perché questa è la caratteristica del lavoro svolto, l'anteprima è stata conferita in una maniera, diciamo, esclusivamente storica. Il romanzo finale verrà pubblicato con una integrazione fra le componenti storiche originali e le componenti nuove nate da alcuni studenti e con tutti quelli che hanno partecipato al progetto. Mi piace dire questo perché
a me ha consentito un arricchimento non da poco, questo confronto continuo con i docenti discenti del liceo, perché mi ha consentito per esempio di esplorare delle aree che inizialmente non avevo considerato. La professoressa Presio faceva riferimento all'aspetto linguistico che ha costituito una diversificazione molto interessante in questo lavoro. Noi, su spunto del figlio della professoressa Blesio, Luca Berrino, noi ci siamo addentrati in una sperimentazione su vedere come parlassero alle corti del 300, come parlassero i cortigiani e i signori, no? Mi è venuta fuori una ricerca molto appassionante che ha coinvolto anche specialisti linguisti del Filologico di Milano e comunque esperti di lingua medievale, e che hanno di fatto aperto un nuovo scenario su quella che è, per me almeno un nuovo scenario, su quella che era la lingua lombarda nel periodo, quindi una lingua che aveva lo stesso titolo e lo stesso diritto del toscano, che poi diventerà la lingua di riferimento grazie a Dante, ma che secondo me potrebbe essere molto interessante, ed è molto interessante per chi si affaccia allo studio della cultura locale, percepire nella sua versione originale. Nel romanzo noi troviamo un personaggio che si chiama Samuele, un personaggio minore ma comunque significativo, che parla in lombardo autentico, con la grafia che si usava all'epoca. Naturalmente c'è la traduzione a uso e consumo del lettore italiano, e ci sono anche delle illustrazioni che riportano questa stesura. Ecco, io volevo approfittare per sviluppare un argomento con la professoressa Blesio. Lei ha fatto cenno alle tecniche a distanza, il TAD, a cui noi siamo stati in qualche modo obbligati a ricorrere nel momento in cui l'emergenza sanitaria ci ha impedito di lavorare in aula. Questo PON era previsto, l'ha detto la professoressa Blesio, era previsto in aula con il contatto diretto fra docenti, coordinatori e discenti, e invece ha dovuto poi svilupparsi con tecniche a distanza. Ma la bellezza dell'entusiasmo, possiamo dire, che ha suscitato questo lavoro è stato che gli studenti hanno chiesto di continuare attraverso dei contributi che venivano mandati attraverso mail, attraverso la partecipazione al Google Classroom dell'istituto, e abbiamo specializzato le risorse, perché adesso possiamo contare su una studentessa che si occupa prevalentemente della conversione in grafica degli elaborati pittorici degli studenti, e abbiamo anche specializzato gli studenti, come diceva la professoressa, con varie tecniche pittoriche, onde dare una visibilità massima a quello che è il lavoro di un liceo che, secondo la mia percezione e il mio in qualche modo provocatorio stimolo, dovrebbe cogliere l'attimo fuggente per prendere spunto da questo laboratorio per costruire nuovi artisti. Ecco, l'obiettivo era questo: sviluppare le competenze di base, ma soprattutto fare una sorta di recruiting di giovani artisti, andandoli a indirizzare su quelli che sono i loro talenti ancora inespressi. Bene, io volevo dire un'altra cosa che attiene più specificatamente a chi vorrà evidentemente fruire di questo romanzo, di chi vorrà avere la versione finale di questo romanzo, che in questo momento è disponibile su una piattaforma informatica. La piattaforma informatica è quella di Bookabook, che è un editore online specializzato nella messa in opera di lavori in forma ebook o cartacea, ma comunque a prenotazione esclusivamente online. In periodi di emergenza sanitaria, questa tecnica di poter preordinare il romanzo attraverso la piattaforma informatica è stata sicuramente molto utile. Peraltro, il romanzo, finita la campagna promozionale, sarà disponibile e presentato al Book City. Quindi il Book City di quest'anno sarà per noi la conclusione di un progetto che ha avuto
vari genitori, possiamo dire così, ma anche vari obiettivi. Quindi sarà innanzitutto un evento in cui verrà riproposta e ripresentato tutto il percorso di questo laboratorio, dalla genesi del conferimento dell'anteprima del romanzo alla conclusione, cioè la produzione di un nuovo romanzo frutto della collaborazione di un romanziere, di uno storico quale sono io, con degli studenti del liceo artistico. Poi sarà evidentemente l'occasione per una riduzione teatrale del romanzo stesso. Noi abbiamo selezionato alcune parti di questo romanzo, i ragazzi hanno realizzato le scenografie dello stesso, abbiamo, cosa che svilupperemo nella seconda fase del laboratorio, in animo di fare delle operazioni di reading e di interpretazione attoriale del romanzo stesso, quindi i ragazzi materialmente reciteranno. E per concludere questo scenario, secondo me di per sé abbastanza articolato e suggestivo, pensiamo e contiamo di coinvolgere degli artisti e degli specialisti del settore. Quindi probabilmente inviteremo un musicista che ci fornirà degli approfondimenti sulla musica del periodo, quindi della musica del 300, e probabilmente avremo nostri ospiti anche gli specialisti che hanno consentito la traduzione di parte del testo in lingua lombarda. Ecco. Se Maurizio vuole dire qualcosa, vuole farci qualche domanda per quanto attiene evidentemente la componente Italia medievale, ecco, Italia medievale propone questo romanzo, ha dato ampia visibilità alla nostra operazione attraverso una recensione che di questo romanzo ha svolto Maurizio Calì, e suppongo che ci seguirà fino alla fine del nostro percorso, cioè fino all'approdo al Book City. No, intanto io volevo ringraziare tutti i partecipanti, ed è un modo molto interessante per presentare un lavoro così complesso nella sua genesi. E trovo anche che sia qualcosa di estremamente originale. Non ho notizia di altre pubblicazioni che siano nate in questo modo, attraverso questa forma di collaborazione, soprattutto che abbiano coinvolto dei giovani studenti e studentesse e li abbiano resi partecipi a tutto tondo un lavoro editoriale. Io sono molto contento anche di aver avuto con noi la dirigente e la professoressa Blesio dell'Istituto Piazza, che hanno collaborato a questa interessante iniziativa. Quindi Italia Medievale la seguirà, perché oltre a dei contenuti che sono ricollegabili direttamente, come tutta la parte relativa appunto a quella fra i Toriani e Zelino, ma anche in parte a quella legata al Drago Tarantasio, alle leggende del Drago Tarantasio e al Lago Gerundo, no? Che doveva essere il suo luogo di vita, diciamo che il legame è già tutto lì, quindi ci piace poter contribuire alla conoscenza, alla diffusione, come facciamo per del resto per tutte le altre cose, di un progetto editoriale di questo genere, e questo era il senso anche di questa chiacchierata. Bene, bene. Ti ringrazio Maurizio, ringrazio anch'io la professoressa Blesio e la professoressa Verdi della loro partecipazione, e ci auguriamo che questa modalità che abbiamo utilizzato di coinvolgimento del lettore nell'opera editoriale abbia un seguito. Io amo dire che l'editoria dovrebbe diventare un prodotto che viene dal basso in qualche modo. Dobbiamo conquistare e riconquistare nuove fasce di utenza prodotti come sono quelli del romanzo storico, del romanzo medievale, del libro. Io sono convinto, e l'esperienza con il Piazza me ne ha dato la certezza, che
il coinvolgimento di nuove fasce di utenza dipende dalla modalità con cui queste fasce di utenza vengono coinvolte. E io ho utilizzato una modalità non mia, che è quella del noto film Cogli l'attimo fuggente. Mi sono presentato a questi studenti dicendo: voi siete artisti in pectore, avete l'opportunità fuori dagli schemi di tirar fuori tutta la creatività e tutta la originalità che la vostra propensione all'argomento può sviluppare, vediamo che cosa salta fuori. E come dicevo, sono salte fuori cose interessantissime. Io ho qui il tavolo pieno di ricerche su Atlantide, ricerche su Ezzelino, ricerche su come vestivano all'epoca dei Celti, come vestivano la corte di Ezzelino. Uno studente mi ha fatto un'analisi sull'abbigliamento di una sacerdotessa nel periodo etrusco, quindi veramente una serie di contributi che al di là della validità dei contributi stessi mi ha consentito di dire che non è vero che il romanzo storico è un prodotto per addetti ai lavori. Il romanzo storico è in genere l'operazione culturale, può essere fruibile da tutti a condizione che tutti sappiano cogliere, ripeto, questo legame che c'è fra il territorio e la sua storia. Bene, io direi che possiamo terminare qui se non ci sono altre aggiunte da fare. Ringrazio tutti i partecipanti a questa presentazione incontro e davvero ringrazio tutti per il lavoro svolto e per la vostra presenza in video. Quindi arrivederci a tutti e buona visione quando troverete questo video su YouTube, cioè molto breve. Grazie ancora. D'accordo, grazie. Grazie a voi. Sparego per gli occhi con si larga vena, non supplirò.